col caschetto da Super G-Core. Eccolo in azione. Importante che Alberto non si faccia cogliere indietro e che sia rapido nei cambi. Eccolo. Sembra veloce ma non velocissimo. 38-64, appena alle spalle di Rudy Nirli. Forza Alberto, se sci bene nel tratto prima del piano ce la puoi fare. Oh, in su. Qui niente male. Qui devi sciare bene, qui. L'ingresso è buono, qui è molto buono. Scappa via da uno sci all'altro. Qui niente male. Prima del piano secondo me ha sciato molto bene Alberto, molto bene. Forza, anche qui è buono. Anche qui è buono, non indietro lì, che anche qui è buono. E appena 1:16:46, grande Alberto! Primo con 27 centesimi di secondo, vi ho detto che ha sciato bene. Ha commesso qualche errore. Partito deciso come al solito. Qui l'ho visto inclinarsi in modo pericoloso, ma non ha avuto nessun problema. Il vantaggio che ha nei confronti di Kellin è consistente. Ecco Rudy nella parte mediana della pista, sta avvicinandosi all'intermedio, ripeto, aveva 8 decimi di vantaggio, non ha commesso errori, ha sciato bene, vediamo un po' se è anche veloce. Vedete 1:01, addirittura ha incrementato il suo vantaggio Rudy Nirlik. Adesso si appresta a entrare nel punto più difficile del tracciato, mi sembra un Nirlik molto forte. Ecco ora prima del piano, urlo della folla incredibile, vi assicuro. Probabilmente riuscirete a sentirlo anche voi, qui per un attimo è stato molto duro in quella piccola compressione. Eccolo ora all'ingresso, arrivano le porte decisive. Vediamo se prende il giusto anticipo, è caduto, si è salvato, comunque ha perso molto Rudy Nirlik. Rudy Nirlik chiude con il tempo di 1:29:94, nonostante quell'errore riesce a rimanere al comando. E adesso tocca ad Alberto, mamma. Primo Nirlik, un 5-6 decimi li ha lasciati di sicuro, se non qualcosina in più, era talmente in vantaggio che è riuscito ugualmente a restare in testa. Guardate Alberto Tomba col caschetto. La prima volta nella loro interezza, quegli istanti così cocenti per l'atleta bolognese. Dopo una prima manche pressoché perfetta che gli aveva garantito un buon margine di vantaggio sull'austriaco Nirlik, si è buttato giù senza riserve. Lui stesso, poco dopo la caduta, l'ha raccontata. No. E vabbè. Vedete un Alberto sconsolato, la sua gara è finita dopo pochissimi metri e Rudy Nirlik sembra sia il nuovo campione del mondo, dico sembra perché c'è sul suo capo sempre la minaccia di una eventuale...